Lazio-Roma, stagione 2005-2006. Derby di ritorno. Per la Roma è l'appuntamento con la storia. Diciamo che la tensione era a mille perché diciamo, era la prima partita così importante che giocavo. Vero, più importante perché è sempre un derby. La Roma, salita prepotentemente in classifica, ha inanellato una serie spettacolare e travolgente di vittorie. Prima di incontrare la Lazio, ne ha messe insieme 10 consecutive. Vincendo il derby, stabilirebbe il nuovo record. Quella fu una partita particolare perché stavamo vivendo un momento bellissimo di risultati e di comportamento di squadra, perché la squadra riconosceva poi quando quello che doveva fare. Eravamo veramente un gruppo messo a disposizione di una partita di calcio. La formazione di Spalletti purtroppo deve fare a meno del suo uomo simbolo, Francesco Totti. Il capitano ha subito un gravissimo infortunio la settimana precedente e rimarrà a lungo lontano dai campi di gioco. Ma quella sera lui vuole esserci comunque e siede a bordo campo incitando e sostenendo i suoi compagni. L'ho vissuta da giocatore non da spettatore, però alla fine quel poco che sono riuscito a dare spero che l'ho trasmesso prima della partita. Avevamo la voglia di vincerla perché era lì sulla panchina e il fatto di vederlo così cattivo, come se forse giocava la partita, ti dà questa voglia che ti fa superare le tue qualità e metterle a disposizione della squadra. Anche nel derby con la Lazio, la Roma si dimostra una macchina perfetta. Il tecnico toscano è uno splendido direttore d'orchestra, mentre i giocatori interpretano alla perfezione lo spartito. Stavamo facendo molto bene, la squadra è riuscita a compattarsi nonostante la mancanza di un punto di riferimento come Francesco, e ha dato seguito poi a quella serie bellissima di risultati. La Roma aggredisce la Lazio che appare frastornata e puntuale al 31esimo arriva il vantaggio romanista con Taddei. Nella ripresa al 14esimo, Aquilani, romano e romanista, mette a segno il 2-0. Ha preso una palla per rotta che l'ha lanciata dalla metà campo nostra a Manzini. Io dalla metà campo sono partito a tutta velocità sperando che Manzini appunto mi desse la palla indietro. Ho visto lui che faceva 3-4 finte appunto sopra la palla. Poi mi ha dato questa palla indietro, io ho avuto tutto lo specchio della porta davanti, ho deciso di piazzarla di piatto, ho tirato, poi ho visto la palla che entrava e dopo. Dopo sono partito e non ci ho capito più niente.
Al fischio finale si scatena la festa giallorossa. Più alto nella vittoria del derby, dove poi furono raggiunte le 11 vittorie di fila di seguito e di conseguenza il momentaneo record di vittorie di una squadra italiana. Quello fu una sensazione bellissima, perché vedemmo tutti i nostri sportivi festanti gioire per quello che era un giusto premio, un giusto merito della squadra per quello che aveva fatto. Aver vinto il derby nel giorno del record rende ancor più straordinaria l'impresa romanista.